Tutti sappiamo che il Vesuvio è il vulcano che nella regione Campania domina il Golfo di Napoli. Altrettanto noto è che una grande eruzione, verificatasi in epoca romana, distrusse l'area, seppellendo in particolare la città di Pompei. L'evento catastrofico si svolse per la precisione nel 79 d.C., pochi mesi dopo che Tito, figlio di Vespasiano, era divenuto imperatore. La distruzione di Pompei fu il soggetto di opere letterarie e di numerose versioni cinematografiche sin dalle origini del cinema, molte delle quali di qualità quantomeno discutibile. Meno noto è che in realtà la spaventosa eruzione del 79 distrusse con Pompei anche le città di Stabia, Oplontis ed Ercolano e che proprio come a Pompei, in tutte queste località sono stati compiuti scavi archeologici che hanno riportato alla luce parte dei centri abitati. Gli scavi di Pompei sono i più vasti e i più rinomati, anche il poeta Leopardi, ad esempio, si ispirò ad essi per riflettere sulla fragilità degli imperi del passato. Ma quelli che meglio conservano l'originaria struttura muraria degli edifici sepolti dall'eruzione sono quelli di Ercolano. Nel centro della moderna cittadina, a pochissimi chilometri da Napoli, collocati parecchi metri sotto l'attuale piano stradale, sono visitabili alcuni quartieri rimasti sepolti sotto la colata di lava che, una volta solidificatasi, li ha protetti per secoli, cancellandone persino il ricordo fino a quando, all'inizio del XVIII secolo, alcuni ritrovamenti casuali permisero lentamente di capire che il vulcano doveva aver ricoperto una intera città di epoca romana. Uno sguardo dall'alto dà conto di quanto l'eruzione abbia modificato l'area. Nel parco archeologico è oggi visitabile anche la zona delle banchine del porto, dove si ammassarono i disperati che tentavano di fuggire via mare. Qui, dove i loro miseri resti si accalcarono presso i boccaporti da cui ci si imbarcava, giungeva il livello del mare. Oggi, invece, la costa è circa 300 metri più a ovest. La differenza è rappresentata dalla gigantesca mole di lava trasformata in roccia che il Vesuvio eruttò nel 79 d.C. Per accedere agli scavi, quindi, è necessario percorrere un tunnel che è stato scavato nello spessore della lava, quindi risalire la naturale pendenza della collina sulla quale sono stati riportati alla luce i quartieri dell'antico Herculaneum. Si sale anzitutto alla terrazza della basilica voluta da un Marco Nonio Balbo, dove si trova anche il suo monumento funerario, quindi si percorre la strada che passa all'interno delle mura cittadine. La struttura dell'abitato è quella tipica derivata dal castrum militare romano. Le strade con direzione nord-sud, dette cardi, si intersecavano ad angolo retto con quelle con direzione est-ovest, dette decumani. Tutte le città moderne che hanno conservato un antico impianto romano hanno questa caratteristica, almeno nel centro cittadino. Il caso a noi più vicino è quello di Torino.
Ad Ercolano, risalendo lungo il cardo da cui si accede agli scavi, si incontrano i resti di una grande abitazione con giardino interno, dove si ritrovano tracce dei locali originali con pareti decorate, soffitti e pavimenti abbastanza ben conservati. Un'altra abitazione, poco distante, conserva tracce del peristilio, ossia del colonnato che circondava il cortile interno, e di una diversa tipologia di decorazione affrescata alle pareti. Più avanti, una delle numerose taverne, dette in latino caupone. All'interno del bancone erano inglobate anfore che contenevano il vino e cereali diversi con cui si cuocevano focacce. Poco distante, un altro edificio ospitava le macine necessarie alla preparazione della farina. Percorrendo la strada sino al fondo del parco archeologico, all'angolo dove si trova una fontana pubblica, si incrocia il Decumano Massimo, ossia la via di maggior prestigio di Ercolano, dove sorgono edifici conservati sino al primo piano. Si osserva bene qui la struttura di una casa romana ricca con l'impluvium, ossia la vasca per la raccolta dell'acqua piovana, al centro dell'ambiente più grande, le stanze da letto disposte all'intorno e sul retro il giardino circondato da un portico. Alle pareti tracce di decorazioni raffinate, testimonianza di un padrone di casa decisamente benestante. Anche sul Decumano si aprivano osterie e taverne con i caratteristici banconi. Assai ben conservato è il Sacello degli Augustali, dove si riunivano i Sodales Augustales, un collegio sacerdotale che si dedicava al culto del divo Augusto. Qui sopravvivono tracce carbonizzate della travatura originale del tetto. L'edificio fu finanziato da due fratelli del luogo, come è ricordato da una iscrizione rinvenuta negli anni 60 del Novecento. La decorazione conservata raffigura Ercole, da un lato del sacello tra Giunone e Minerva e dall'altro in lotta contro Acheloo. Percorrendo altri cardi cittadini, si entra in domus la cui struttura è quella già osservata in precedenza. Impluvium centrale, stanze che si aprono tutte sul locale principale, decorazioni parietali e giardino.
nella grande domus detta del tramezzo di legno, si osservano ancora i resti carbonizzati dei serramenti interni, porte, divisorie in legno e persino le doghe di un letto, e parte della copertura originaria. Il tetto presentava un'apertura in corrispondenza dell'impluvium sottostante che, come detto, permetteva la raccolta delle acque piovane. Ancora più imponente è il tetto di un'abitazione vicina, che copriva non uno ma due piani. Tra gli edifici pubblici di Ercolano è ben conservata la sezione femminile delle terme, risalenti all'età augustea. È composta da vari ambienti e i pavimenti sono adornati da mosaici. Si vedono ancora gli scranni in legno rialzati, dove la clientela si sedeva per quella che si potrebbe definire una sauna. Accanto a una caupona, in cui sono state rinvenute anfore perfettamente integre, si trova la domus di Nettuno e Anfitrite, caratterizzata da una decorazione parietale a mosaico che raffigura appunto queste due divinità marine. Dopo questa carrellata su altre abitazioni private, ci soffermiamo sulla cosiddetta casa di Argo. Si osserva qui l'ampio giardino circondato da un peristilio e si vede bene come gli scavi si arrestino senza proseguire sotto la collina, perché le case della Ercolano moderna sorgono al di sopra della colata lavica del 79 d.C. e non è possibile proseguire molto oltre senza danneggiarle. Si calcola che sia stato riportato alla luce meno di un quarto della città antica. Si può aggiungere che accanto agli scavi sorge, ma non è visitabile, la cosiddetta Villa dei Papiri, un'abitazione privata che conteneva una biblioteca greca di argomento filosofico. Alcuni dei papiri conservano certamente testi altrimenti ignoti, ma le fibre vegetali si sono carbonizzate e aprirli per leggerli è un'impresa assai difficile, nella quale si stanno cimentando da anni alcune delle più importanti università, non solo italiane. Ma su Ercolano non c'è nemmeno un filmetto da pochi euro? No, uno c'è, questo. Diciamo però che non vederlo non è poi un gran peccato.